Il governo sta introducendo nuovi sostegni per affrontare il caro bollette e l'aumento dei prezzi dei carburanti. Questi includono correzioni al superbonus per salvare i condomini con lavori già in corso e un bonus benzina per i redditi più bassi. Tuttavia, il governo enfatizza la prudenza a causa delle risorse limitate e si concentra sulle priorità. La scadenza dei sostegni per il caro bollette, tra cui il bonus sociale, è imminente e il governo sta valutando le prossime mosse. Il nuovo bonus carburante mira a sostenere i redditi bassi, ma la modalità di attuazione deve ancora essere definita. Il superbonus, sebbene gravoso per i conti pubblici, dovrebbe essere rivisto per aiutare chi non può permettersi i lavori. La preparazione della manovra è in corso, con l'obiettivo di tagliare il cuneo fiscale, sostenere i redditi bassi e promuovere la natalità. Tuttavia, la ricerca di risorse rimane una sfida, con i ministri preoccupati per i tagli richiesti dal MEF, in particolare nel settore sanitario e delle pensioni. I sindacati non sono soddisfatti delle misure finora adottate e minacciano uno sciopero generale se necessario. Il governo cerca di bilanciare queste sfide mentre cerca di trovare soluzioni per affrontare l'aumento dei prezzi e garantire il benessere delle famiglie a basso reddito. Iscriviti al canale.